campo Federer, rovescio lungo lì, giocatore finlandese. Si complimenta per questo rovescio. Credo si sia fatto male in allenamento, che si è preso un po' troppo peso in questi ultimi, direi, anche se si era ingrossata un po' troppo dei giocatrici di Miami che attualmente stanno ancora giocando. Era diventato pressoché imbattibile sul cemento e comunque ha raggiunto anche una semifinale e una finale a Wimbledon. Tanto una splendida volée bassa di Ancic, 15 pari. Secondo me Roddick quest'anno non chiuderà tra i primi 3 giocatori al mondo. Molto bella la prima volée di rovescio di Safin. E quindi c'è il break. Drafter, vabbè, gran prima. Drafter davvero ce l'aveva tutta, giocava bene. Molto bella questa risposta anticipata. E quarto ace, terzo nel game. Chiude il primo set in 40. Una che è stata abbastanza in alto, non proprio fortissima, è la Zuluaga. Ho detto anche l'altro giorno, Zuluaga, che io l'ho vista giocare poche volte, ma le volte che l'ho vista giocare... Buono! Ha risposto davvero in maniera... Comodo lo smash per Ancic. È andato lo stesso a prendere la palla. Venire avanti. Poi una buona, un buon servizio. Non dico sistematicamente fare serve and volley, però almeno una volta a game. Normalmente contro la Sharapova, che ha faticato parecchio. Abbiamo visto contro la Lee Waters. Oggi è andato primo contro la cinese Lee. Attenzione. Ha chiesto subito tutto a posto, sì. Marat. No, posto. È Molina che gli ha chiesto, è Stasbien, sì, Marat. Sì. A posto, Stavi fa segno che è a posto. Marat poi mi dà l'impressione che anche se avesse la caviglia rotta dice, ma intanto io ci gioco. Sì, qual è il problema? c'ha male però. Sì, è male, sì. Mi fa segno che è tutto a posto, però ha chiesto il medico. Non ha avuto alcuna difficoltà. Soprattutto concentrato in campo, tranquillo, dimagrito sicuramente, ha perso un po' di peso, non si è preparato bene, però gioca bene. Infatti è sempre più vicino a lasciare la sua carriera tennistica per continuare quella golfistica. Oh! Personate di tennis che abbiano la possibilità di raggiungere Milano. L'occasione per vedere, fra l'altro, parecchi dei giocatori che abbiamo visto durante questo Open d'Australia. Infortunato adesso, credo. Che lui non è che avesse proprio un fisico che sopportasse soprattutto le mazzate che tirava. Break su Fortin Gaso, 3-1 al quinto set.
Goran Ivanisevic, ovviamente, perché parla esattamente come Goran Ivanisevic, ma è vero, lo stesso. Questa è una bella risposta. Questo è un gran bel punto. Bravissimo. Si ferma in rete questo diritto e Safin chiude la partita in 4 set. Ancora una volta un eccellente Safin, molto solido, molto continuo. Ha ceduto sì un set, ma ad un giocatore che, abbiamo detto fin dall'inizio, ha un grande talento, ha grandi qualità, che ha bisogno ancora evidentemente di un po' di tempo per riuscire a battere i migliori in assoluto, però se infatti crescono 6-3-6-4 il punteggio, aspetta i vincenti del match fra Oliver Rochus e Carol Beck, con Rochus che conduce 5 giochi a 3 nel terzo set su una situazione di un set pari.